Ok, allora, benvenuti, buongiorno a tutti a questo evento Finding Lab 2020. Questo evento organizzato da Nubin come un po' di anni da questa parte, a festeggiare, diciamo a celebrare Ada Lovelace, figlia di Lord Byron, rappresentante dello STEM femminile, prima programmatrice, quella che ha rappresentato il primo persona che ha sviluppato un programma. Noi come Nubin, Museo Piemontese dell'Informatica, organizziamo questo evento ogni anno e abbiamo il piacere di ospitare quattro relatori che parleranno dell'eccellenza femminile nello STEM. Allora, direi di partire, partiamo con Liliana Ravagnolo. Responsabile del training manager di Altec. Vieni pure, accomodati. Sì. Purtroppo per problemi organizzativi l'evento è limitato come persone e quindi anche l'organizzazione è abbastanza risente delle misure Covid. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, ringrazio soprattutto gli organizzatori per avermi coinvolto in questa serata. Io mi chiamo Liliana Ravagnolo, lavoro per una società italiana che si chiama Altec, che si occupa di spazio. Siamo qui localizzati su Torino e insieme, diciamo che siamo un po' una costola di Thalesa Linear Space, che ovviamente è l'azienda più grande, tutti penso conosciate, che ha sede in Corso Marte e altre sedi in Italia, per esempio a Milano, all'Aquila, a Roma ovviamente. E come Altec siamo una società abbastanza piccola, siamo circa 80 persone, e la nostra, diciamo, il nostro proprietario di maggioranza è appunto Thalesa Linear Space e poi l'Agenzia Spaziale Italiana, e ci occupiamo di utilizzazione dello spazio. Che cosa vuol dire utilizzazione dello spazio? Vuol dire che mentre Thalesa si occupa di costruire, progettare i moduli, per esempio per la stazione spaziale, quella che è in orbita adesso, per la futura stazione orbitante che si sta per costruire intorno alla Luna, per esempio costruisce anche il rover che andrà su Marte, ecco, noi ci occupiamo di utilizzare tutte queste cose e quindi ci occupiamo di addestramento, di training, quindi di insegnare agli astronauti ma anche agli operatori di terra tutto quello che devono imparare per svolgere il loro lavoro. Ci occupiamo di dare supporto alla NASA, all'Agenzia Spaziale Europea, all'Agenzia Spaziale Russa nella gestione di questi progetti, e abbiamo anche dei rapporti con delle ditte private, per esempio cito fra tutti Virgin Galactics, sapete che sta progettando di realizzare dei voli suborbitali a prezzi, diciamo così, economici tra virgolette, aperti appunto, se non proprio a tutti, ma comunque ad ampie fasce di popolazione. Ecco, noi stiamo collaborando anche con loro. E per esempio per il rover che andrà su Marte, che citavo prima, a Torino in Altec c'è il centro di controllo da cui questo rover verrà guidato nella sua missione. Ecco, facciamo anche molta divulgazione, è una delle nostre diciamo mission, quindi ospitiamo eventi e partecipiamo a eventi come questo, appunto per divulgare il più possibile le informazioni relative all'ambito spaziale. Ma passiamo un attimino alla mia esperienza, no? Per cui sono arrivata a dove sono adesso. Io sono partita a fare una cosa completamente diversa, mi sono laureata in psicologia e ho scelto psicologia del lavoro perché mi interessava tutti gli aspetti che erano legati alla selezione del personale, alla formazione, lo sviluppo delle carriere.
cameriere, eccetera, eccetera. E ho lavorato in questo settore per 10 anni con molta soddisfazione e poi mi è successo un fatto personale, è nata la mia seconda figlia e quindi ho chiesto se potevo avere un part-time e mi hanno risposto, oddio no, ufficio personale non si può, non è possibile, però se vuoi c'è una posizione nell'ambito del training. Io onestamente non sapevo neanche di che cosa stessero parlando e mi sono ritrovata a fare il corso per istruttori presso la NASA. Questo corso era uno dei primi corsi a cui partecipavano dei rappresentanti europei. In questa foto di gruppo che ci vede vicino a un mock-up, un simulatore dello shuttle, ci sono 6 persone appunto che sono provenienti dall'Europa, per lo più tedeschi, e poi c'eravamo io e un mio collega che eravamo italiani. E da lì nasce il primo nucleo di istruttori che lavorerà poi presso l'European Astronaut Center, che vedete qui, si trova a Colonia, ed è il centro di addestramento per tutti gli astronauti riguardo alle attività che loro devono fare sui moduli europei. Quindi in questo centro di addestramento vengono tutti gli astronauti americani, russi, giapponesi, europei, eccetera, per imparare tutte le attività che devono svolgere sui moduli europei, che come forse saprete sono essenzialmente Columbus, il laboratorio europeo. Poi qui nella foto si vede anche questo qua, non so se si vede il cursore, questo è ATV, era un modulo cargo che ha fatto 6 missioni. Io in particolare mi occupavo di quello, cioè insegnavo agli astronauti tutto quello che dovevano fare una volta arrivati a bordo della stazione spaziale per quanto riguardava quel modulo. Qui vedete alcune foto di attività che si fanno insieme con gli astronauti. Praticamente noi a Colonia abbiamo dei modelli in scala 1-1 che replicano esattamente tutto quello che l'astronauta si troverà a dover operare in orbita. Quindi è possibile simulare tutte le attività nominali, ovviamente, ma anche le attività di cosiddetta contingency, che sono tutte le attività legate a, per esempio, un problema, un guasto che crea un allarme a cui ovviamente bisogna reagire. Tutte queste attività vengono insegnate appunto da istruttori che sono specializzati in queste particolari attività. Per quanto mi riguarda la cosa è stata molto difficile perché, come vi dicevo prima, io ho un background non tecnico, quindi io sono una psicologa e mi sono ritrovata a dover fare un lavoro da ingegnere. Quindi in pratica ho dovuto imparare da zero quello che tanti altri invece avevano come background che gli veniva dalla scuola. E mi ricordo perfettamente il primo giorno che sono passata a fare questa nuova attività, mi hanno consegnato un volume, all'epoca era il 1998, quindi c'erano ancora le copie ciclostilate, non so se ve le ricordate, comunque un volume grosso così, che si chiamava Baseline Configuration di MPLM. MPLM è un modulo della stazione spaziale. Il Baseline Configuration spiegava tutto quello che c'era a bordo di questo modulo e io avrei dovuto impararlo praticamente a memoria. E la cosa non è stata facile, nel senso che, insomma, tante volte per me, non so, io non avevo mai l'idea di che cosa fosse una valvola per dire come potesse funzionare, i circuiti elettronici per me erano completamente ignoti, però dall'altro lato ho notato che poteva essere molto interessante anche per gli ingegneri lavorare con me, nel senso che io facevo delle domande che loro non si aspettavano. Molte volte quando c'è un discorso che si svolge solo tra ingegneri, tante cose vengono date per scontate, quindi tutti sanno di che cosa si sta parlando, non è necessario scendere in dettagli e tante volte non si analizzano a fondo alcune problematiche, non vengono in mente certi problemi perché tutti li danno un po' per scontati. Per me questo non succedeva perché io tante cose non le capivo, quindi avevo bisogno di una spiegazione più di dettaglio, quindi insistevo, andavo a scavare e in questo modo magari saltavano fuori delle cose che non erano state considerate. E, dall'altro lato invece il mio background psicologico
mi è servito molto per quanto riguardava l'addestramento degli astronauti, soprattutto la fase di valutazione. Adesso andiamo solo un po' avanti, qua vedete sono delle foto, diciamo, storiche con tutte le firme appunto degli astronauti che partecipavano a questo addestramento. E qui vedete appunto le fasi, c'era cioè la parte in cui io spiegavo le attività che loro praticamente dovevano svolgere, e poi c'era la parte in cui loro venivano esaminati. Io nella parte sotto svolgo appunto il ruolo di istruttore che per esempio durante una simulazione manda dei comandi con dei problemi, no? Quindi faccio apparire per esempio a schermo un allarme, per esempio non so, una depressurizzazione, un allarme fuoco, creo comunque una contingency e loro devono rispondere e vengono valutati su questo. Ecco, in questo ambito qua mi è servito molto il mio background psicologico, perché comunque io analizzavo sicuramente gli aspetti tecnici, perché ovviamente dovevano darmi delle risposte corrette secondo le procedure. Ma dall'altro lato potevo anche come dire, analizzare le dinamiche di gruppo, come si interagivano tra di loro, per esempio i ruoli, come veniva esercitato il ruolo di leadership, concessione delle responsabilità, come il comandante gestiva il proprio equipaggio, per esempio nelle situazioni di emergenza, prendiamo per esempio un caso di depressurizzazione, hanno un certo tempo a disposizione entro il quale devono risolvere il problema, altrimenti devono abbandonare la stazione. Ecco, è chiaro che ognuno di loro reagiva in maniera diversa, no? E questi erano tutti elementi che comunque erano utili al fine della valutazione. Ecco, questi sono stati i miei 15 anni, diciamo, di addestramento. Dopodiché sono passata a fare quello che sto facendo adesso, che è l'addestramento invece del personale di terra, che è abbastanza diverso, nel senso che chiaramente si tratta di formare le persone che, come in questo caso, dovranno guidare un rover che si trova a milioni di chilometri di distanza, quindi soprattutto dovranno pianificare le attività e cercare di risolvere in anticipo le problematiche. Dovete immaginare che quando il rover comincerà a operare ci sarà un ritardo, diciamo, nella comunicazione tra il rover e la Terra, per cui se il rover si trova in pericolo, nel senso che, non so, per esempio deve superare una roccia troppo grande e rischia di ribaltarsi, oppure si trova davanti un burrone e rischia di caderci dentro, l'informazione deve arrivare a terra prima che questo evento succeda, ma molto prima, perché se mi succede sul momento, il tempo che io ricevo l'informazione passano dagli 8 ai 20 minuti, dipende dalla distanza tra Marte e la Terra, e il rover nel frattempo è già andato a farsi benedire praticamente. Quindi è tutta una questione di pianificazione, di verifica prima del tempo, insomma. Altre attività che stiamo facendo in questo periodo che sono legate alla realtà virtuale, sempre nell'ottica, diciamo, di un'esplorazione umana di Marte, si sta pensando di usare il periodo del viaggio, che può essere dai 6 agli 8 mesi, dipende appunto sempre dalla distanza tra Marte e la Terra, per fare addestramento. Quindi invece di prepararli a terra come si fa adesso e mandarli su che sono già formati completamente, si preferisce utilizzare questo tempo, ma questo significa che l'istruttore non sarà lì con loro, quindi bisogna dotarli di strumenti, tra cui appunto la rete virtuale è uno degli strumenti migliori per renderli autonomi. Oltretutto si sta cercando di limitare il periodo dedicato proprio all'addestramento in generale. Adesso per una serie di 6 mesi l'addestramento dura dai 18 ai 24 mesi. Se lo paragonate a una missione di 3 anni, che è il minimo per una missione marziana, considerando il viaggio, la permanenza e il ritorno, verrebbe fuori una durata di un addestramento enorme, quindi non assolutamente gestibile. Quindi una delle problematiche che si sta affrontando è, per esempio, scegliere di non fare l'addestramento su tutte le pratiche di manutenzione, perché tante volte noi insegniamo a
lavoro, e quindi è tempo tra virgolette perso, ma invece di addestrarvi a usare questi caschetti, questo in particolare sono le HoloLens di Microsoft, ma ce ne sono di tantissimi tipi, che proiettano sullo schermo davanti agli occhi dell'astronauta le istruzioni sul momento in cui gli servono. Per cui solo nel momento in cui qualcosa effettivamente si rompe, lui va a caricarsi la procedura che gli serve, la segue e sa fare l'attività senza bisogno di avere l'istruttore a fianco. Quindi questa è, diciamo, la proiezione verso il futuro. E poi, come dicevamo prima, mi occupo non solo di training, ma anche di analisi di missione e operazioni di missione. Cosa vuol dire? Vuol dire seguire, per esempio, degli oggetti spaziali che possono essere, come nel caso della slide che vedete adesso, dei piccoli CubeSat. Sapete che le università si stanno dedicando appunto a sviluppare moltissimi di questi oggetti da mandare nello spazio per fare degli esperimenti magari di tipo più limitato e sicuramente costano meno che mandare un satellite di grandi dimensioni. Oppure, per esempio, abbiamo la missione di Space Rider, che è una missione europea che è prevista intorno al 2023 per il momento. Si tratta di un lanciatore che vedete qui, che ha una area al suo interno dove vengono caricati degli esperimenti. Quando arriva in orbita, questo portellone si apre, gli esperimenti possono cominciare a funzionare con diciamo, a svolgere la loro missione, quindi si devono fare rilevamenti delle stelle, della Terra, delle calotte polari, insomma qualunque tipo di cosa, lo fanno, e poi una volta finito il periodo di missione di 2-3 mesi rientrano a terra, vengono recuperati, i dati scientifici vengono dati agli scienziati che se ne occupano e così via. Ecco, in entrambe queste cose mi occupo di analisi di missione, quindi di verificare che cosa deve essere fatto, studiare il tipo di procedure che si devono utilizzare sia per le, diciamo, condizioni nominali che di contingenza, e addestrare proprio le persone che ci lavorano. Quindi vedete che il ruolo, il campo è abbastanza vasto, però che sono 30 anni che faccio questo lavoro, quindi ho avuto modo di fare diverse cose. Soprattutto credo che il messaggio che vorrei trasmettere è di non fossilizzarsi mai, cioè di non pensare mai che il proprio futuro sia prescritto e che non si possa cambiare, perché nella mia vita appunto io ho cambiato molte volte in maniera anche radicale, e questo mi ha aperto sempre dei nuovi orizzonti. Quindi non avere paura di lanciarsi in nuove avventure, perché magari uno si sente inadeguato, no? Se io avessi avuto paura non avrei mai fatto l'istruttore, insomma. Quindi con umiltà sempre, perché ovviamente c'è sempre da imparare, però insomma tutto è possibile, ecco, se uno veramente ci tiene. Ecco, questo è un pochino il messaggio che volevo trasmettere. Se ci sono delle domande. Io volevo solo chiedere se evidentemente prima di venire maschile, no? Quello dove lavorava oppure no? All'inizio sì. Come era, no? Questo rapporto con questo ambiente, uno degli elementi molto proprio dove si parla di tecniche, tante cose, anche e proprio questa resistenza di bias verso le donne, no? Che c'è anche nel rapporto con la Audi, il rapporto con la Corea, con questa civiltà. Sì, all'inizio devo dire era molto più maschile di quello che è ora. Ora no, assolutamente, anzi è assolutamente eterogeneo, quindi ci sono un sacco di donne che fanno lavoro che faccio io, comunque lavoro di tipo ingegneristico della nostra azienda, credo che siamo assolutamente al 50-50 senza problemi.
Quando ho iniziato era il 1993-94, era un pochino diverso sicuramente, quindi c'era un pochino più di difficoltà a interagire. Più che altro bisognava, secondo me, guadagnarsi la fiducia della controparte. Una volta che poi si era guadagnata la fiducia della controparte, tutto si svolgeva in maniera abbastanza semplice. Senza problemi, però all'inizio uno doveva un pochettino dimostrare, no? Di essere comunque una persona valida e preparata. E credo che questo però non abbia fermato nessuno, ecco, insomma. Quindi non posso dire di aver avuto situazioni difficili, anzi, con tutti i colleghi ho sempre avuto un grosso rapporto di collaborazione. Se ci sono altre domande, saluterei Liliana Grazie. perché non mi ci andiamo per il nuovo oggi, direttrice del calendario di Torino. Buonasera a tutti. Carichiamo un attimo la presentazione, un attimo di tempo. L'abbiamo vista prima, la presentazione c'era. Sì, adesso la recupero. Se no posso fare tanti gesti, posso provare a ravvivare un po' la presentazione che insomma da seduta al microfono, poi con una mascherina, non è particolarmente Assolutamente. coinvolgente. Allora, io mi presento. Sono Eleonora Monge e mi occupo della direzione di Infinito, il planetario di Torino, che c'è a Pino Torinese. Ringrazio anch'io ovviamente gli organizzatori del MUPIN e Andrea Poltronieri che mi hanno coinvolto in questa iniziativa di questo pomeriggio. E ho voluto iniziare questa mia presentazione su chi sono e di che cosa mi occupo. Con questa fotografia che ho scattato proprio in queste serate, pensando alla presentazione di oggi, a mia figlia Lucia, e insieme stiamo leggendo proprio la storia di Ada Lovelace. Mi è sembrata un'immagine significativa proprio perché racchiude un po' il senso dell'iniziativa, per me, che ha per me l'iniziativa di oggi, e un senso che trovo anche molto profondamente radicato nel lavoro che cerco di portare avanti ogni giorno, ovvero quello di trasmettere alle nuove generazioni determinati valori, non necessariamente solo legati all'esterno, quindi a quelle che vengono definite le materie, la scienza dura, la matematica, la fisica, l'ingegneria, ma in generale verso una sensibilizzazione verso il pensiero critico e un pensiero che ci porti ad interpretare la realtà in modo consapevole. E eccomi qui, questa è una foto mia, mi vedete sempre con la mascherina, questa ormai ci accompagna da diversi mesi, abbiamo riaperto Infinito, il planetario a giugno, 2 giugno. E qui mi vedete insieme a dei colleghi, Emanuele, Simona e Roberta, e insieme a Beppo Sax. Vedete qui dietro, forse la relatrice prima di me, se lo ricorderà, è stato un satellite molto importante che ha operato nello spazio per diversi anni. Noi ospitiamo in museo un modello, un mock-up in scala 1-1, quindi assolutamente identico all'originale, mancano solo i pannelli solari laterali. E perché ho deciso di farvela vedere? Perché in realtà la mia storia è un po' legata a questo satellite e se mi trovo qui oggi a raccontarvi queste cose e se mi trovo oggi a fare quello che faccio è anche un po' per questo satellite, perché quando studiavo al liceo la mia insegnante di fisica ci portò a visitare una sorta di mostra o di sorta di fiera relativa proprio alla fisica. E qui ebbi modo di incontrare dei ricercatori di Roma che si occupavano dei dati di questo satellite e dei dati di questo satellite che era
era stato dedicato a Giuseppe Occherini e che studiava l'universo degli oggetti celesti nel campo delle alte energie. E trovai talmente affascinante quello che mi raccontarono questi ragazzi, soprattutto la passione con cui lo fecero, che oggi credo che la scelta mia poi di studiare astronomia e di occuparmi quindi di questo poi a livello professionale, questa scelta ecco, trova le radici proprio un po' anche in questa esperienza. E quindi da qui un po' tutto il mio percorso, vi dicevo, ho studiato astronomia all'università, prima all'Università di Bologna e poi all'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, però abbastanza presto mi sono resa conto che in realtà mi interessava molto più che non fare la ricerca, occuparmi proprio di fare scienza, mi interessava molto il raccontarla o comunque trovare dei modi e delle strategie efficaci per comunicare i contenuti scientifici, il metodo scientifico agli altri. E quindi poi mi sono occupata, ho fatto degli studi, degli approfondimenti, degli studi post-universitari sulla comunicazione scientifica, mi sono occupata per un po' anche di didattica, insegnando nelle scuole, poi sono approdata al planetario, ho avuto la fortuna di seguire tutto il progetto del planetario fin da prima della sua inaugurazione. Io non so quanti di voi siano stati all'infinito, no? Qualcuno sì, qualcuno no. Allora vi mostro rapidamente questo video per farvi vedere la rete è un po', mi dicevano che è un po' scarsa, forse sì, la fortuna che ho, perché questo è il posto dove lavoro, si trova immerso in un polmone verde sulla collina di Pino Torinese, qui vedete le cupole dell'osservatorio, noi siamo nati 13 anni fa accanto all'osservatorio astrofisico, dove si fa ricerca scientifica, e noi ci occupiamo di raccontarla questa ricerca, di raccontare l'astronomia, l'astrofisica, la cosmologia. Abbiamo un po' di difficoltà, comunque vedete, questo è la struttura del planetario vista da un drone. Ecco, qui è un edificio molto moderno, il vetro e acciaio dominano tutta la struttura, si articola su 4 piani nei quali si trovano una serie di esperimenti, di postazioni interattive, di postazioni di approfondimento, dove la metodologia è quella del, come viene definita nel campo della comunicazione scientifica di questo tipo, in ambito museale, viene definita hands-on, quindi le mani sopra, nel senso che l'apprendimento, la conoscenza passa attraverso le mani e attraverso l'esperienza sensibile che facciamo. Questa è un po' la filosofia che guida tutto il nostro approccio. Capite bene che questo momento di pandemico, di Covid, non è banale gestire tutto questo, lo facciamo comunque, e lo facciamo quindi con questa parte di museo, con tutte queste, con circa 40 postazioni che qui vedete, e con un planetario digitale che è un po' il cuore pulsante della struttura. E queste sono alcune delle postazioni, ecco Beckosax che vi facevo vedere prima, ecco alcuni esperimenti, questo è il salto sulla Luna per simulare la gravità lunare, trattiamo ovviamente moltissimi argomenti diversi, dall'astronomia alla cosmologia, e questa ecco la sala del planetario dove realizziamo le nostre proiezioni del cielo, un cielo ovviamente simulato. Accanto a questo però, per gli amanti del cielo vero, organizziamo invece anche delle serate, delle sessioni osservative, quando il tempo ovviamente lo permette, per vedere gli oggetti attraverso un telescopio. Ecco, questo è un tramonto visto da Infinito, quindi ovviamente vi invito a venirci a trovare.
siamo in questo periodo, anche con, se con molte difficoltà, aperti di sabato e domenica. E vediamo se riesco ad andare oltre. Ecco, questa è la missione che volevo condividere con voi, che è la missione che portiamo avanti ogni giorno e che per me ha un senso molto grande, molto profondo, e che si inserisce perfettamente nella giornata di oggi, ovvero ispirare i giovani e la comunità intera alla comprensione dell'universo, illuminando l'affascinante percorso di conoscenza della ricerca in campo astrofisico-spaziale. Questa frase che vi garantisco, vabbè, ci abbiamo messo molto a elaborare, pesando con molta cura e molta attenzione a ogni parola, abbiamo cercato di racchiudere appunto tutto il senso del nostro lavoro. E come lo facciamo? Lo faccio con questo gruppo di lavoro che vedete qui sotto. Ho inserito in questa foto tutti i miei colleghi, vedete, è un gruppo di lavoro abbastanza giovane, in cui si equilibrano, direi, in modo molto buono, uomini e donne, siamo direi, adesso non ho contato esattamente, ma siamo direi un 50-50, e per me è un grande vantaggio, perché trovo che sia un equilibrio che porta delle dinamiche molto sane. E devo dire che nella nostra realtà i ruoli, se possiamo chiamarli apicali, anche se siamo una realtà molto piccola, i ruoli di vertice sono ricoperti da donne. Io sono la direttrice, e insieme con me le mie due più strette collaboratrici sono Simona Romaniello e Simona Archetto, si occupano del coordinamento delle due aree principali che abbiamo, che sono l'area comunicazione e relazioni esterne e l'area delle attività didattiche e delle attività divulgative. Ecco, forse i malpensanti potrebbero dire forse questi ruoli apicali sono delle donne perché forse non sono molto ambiti, e forse può essere anche vero, può essere anche così. Devo dire però, per essere assolutamente chiara e trasparente, che a me è successa una cosa molto particolare, credo degna di nota, nel senso che quando sono stata nominata direttrice del planetario era l'ottavo mese di gravidanza, quindi era decisamente un periodo particolare della mia vita, stavo per intraprendere un'avventura personale direi tra le più significative e profonde, e però mi venne data la fiducia e mi venne affidato questo ruolo e questa responsabilità. Quindi questo secondo me è sicuramente un elemento positivo, che spero ovviamente di avere poi soddisfatto. Ecco, un aspetto che noi curiamo particolarmente è quello della cultura scientifica, ma all'interno della cultura scientifica quello di cercare di lavorare sul stereotipi di genere. Allora, qui non si vede molto, ma ho portato alcuni dati, sono dati che ho tratto da un report dell'Istat, sono dati relativi al 2019. Allora, se sono piccolini in basso, e rappresentano la percentuale di laureati in laurea STEM, quindi scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, rispetto della fascia 25-34 anni. Vedete che le percentuali sono molto basse in generale, stiamo parlando di un 24,6% di laureati nelle materie STEM, e di questi però il divario di genere tra uomini e donne è molto marcato. Le donne sono 16,2 contro 37,3% degli uomini. Il secondo dato interessante, che non consola, però comunque non ci fa
non ci inserisce nel fanalino di coda, diciamo, a livello europeo, e che nel confronto con gli altri paesi dell'Unione Europea, dell'UE, non siamo messi così male, nel senso che nel grafico in basso l'Italia è la parte più a sinistra, e poi troviamo altri paesi dell'Unione, gli altri paesi sono messi peggio di noi. Quindi le giovani laureate nelle materie esterne in Italia, il divario è più o meno marcato. Ecco, quindi cosa facciamo noi ogni giorno attraverso la nostra programmazione ad infinito per cercare di colmare questo gap? Allora, innanzitutto cerchiamo, e questo sono molto, molto orgogliosa, cerchiamo di dare degli esempi. Diamo, secondo me, degli esempi innanzitutto con la nostra persona e con la nostra professionalità. Qui sono insieme alle mie due colleghe. E lo facciamo anche attraverso le persone che decidiamo di coinvolgere nelle nostre proposte culturali. Questa signora che vedete a fianco a me si chiama Joseline Dandarnel, credo che qualcuno di voi la conosca, e sono sicura che dopo di me verrà ampiamente descritto il suo importante lavoro e contributo in ambito scientifico. È stata la scopritrice delle pulsar, ovvero degli oggetti celesti molto importanti, particolari, molto densi e compatti. Ecco, è stata protagonista di una serie di eventi qualche anno fa, organizzati sia da noi in planetario, sia qui a Torino al Teatro Regio. L'abbiamo fatto recentemente, quest'ultimo weekend, ho lavorato in planetario raccontando la storia, un pochino la storia, del Nobel Prize, del premio Nobel che è stato assegnato proprio la settimana scorsa. Abbiamo dedicato questo sabato e domenica la programmazione del planetario ai buchi neri, che sono il tema di questo premio, di questo Nobel per la fisica assegnato, ed è assolutamente importante, degno di nota, che sia stato assegnato a una donna, a quella che vedete al centro, alla professoressa Andrea Goetz, insieme ovviamente a Genzel e a Penrose. È stata la quarta donna insignita di questo premio in tutta la storia dei Nobel per la fisica, quindi un po' pochino, direi, nel senso che il numero di Nobel per la fisica in totale è decisamente superiore, direi, di diversi ordini di grandezza. Cerchiamo di affrontare appunto questo gap, ma non solo, cioè ci occupiamo della cultura scientifica attraverso tutta la nostra programmazione, che adesso ovviamente non vi racconto nello specifico, ma che portiamo avanti con il nostro planetario digitale, con il museo che avete intravisto prima, con eventi scientifici, approfondimenti culturali, corsi, laboratori e attività didattiche per le scuole, ma anche per il pubblico generico. E lo facciamo anche con attività sul territorio, che abbiamo attivato in modo abbastanza intenso con l'anno della Luna. L'anno della Luna per noi è stato l'anno del 50° anniversario dello sbarco dell'uomo sulla Luna. Abbiamo attivato tutta una serie di osservazioni sul territorio con un progetto che si chiama proprio Segui la Luna. E poi lo facciamo con programmi speciali, progetti speciali proprio rivolti a questo tipo di obiettivo, cioè andare a colmare il gap gender, soprattutto in campo delle materie STEM. E sono molto felice, una notizia di poche settimane fa, abbiamo avuto la possibilità di partecipare, grazie al consorzio Kairos qui di Torino, ad un bando del Dipartimento per le Pari Opportunità, e insieme con loro, che sono in capofila, noi siamo partner, abbiamo vinto questo bando, e quindi stiamo iniziando proprio in questi giorni questo progetto, che si rivolgerà a un gruppo di bambine, di ragazze, per un loro lavoro
per diversi mesi in campo esterno attraverso dei laboratori specifici. Lo facciamo poi con attività anche molto trasversali che si occupano dell'audience development, quindi del coinvolgimento di pubblici molto diversi, quindi non parliamo solo di astronomia in senso stretto, ma lo facciamo anche in modo molto aperto, utilizzando tutto quello che collega l'astronomia al cinema, alla musica, con delle serate, quelle che noi chiamiamo le sonorizzazioni, ovvero musica dal vivo nella sala del planetario, e lo facciamo anche con il teatro. E lo facciamo anche con delle attività di ricerca e sviluppo per utilizzare i dati veri, i dati scientifici con il sistema del planetario, con un sistema da un punto di vista di visualizzazione molto, molto, molto potente. Cito ancora alcuni progetti che abbiamo realizzato per l'inclusione a 360 gradi di tutti i tipi di pubblico, lavorando in particolare su alcuni tipi di disabilità e sulla disabilità legata a ipovedenti e ciechi, e qui in particolare sono molto orgogliosa di questo progetto che abbiamo realizzato qualche anno fa per creare uno spettacolo planetario, quindi dove astronomia e aspetto visivo sono intrinsecamente collegati. Abbiamo lavorato per realizzarne uno invece fruibile anche del pubblico di ipovedenti e di ciechi. Sono quasi alla fine, vi lascio con le sfide di oggi, le mie sfide di oggi, quindi quelle che per me sono gli aspetti importanti su cui lavorare, e ho inserito alcune parole chiave sulle quali mi prefigo di lavorare per il prossimo futuro, al di là della crisi che stiamo vivendo, e che sono il benessere culturale, quindi cercare di diffondere il più possibile il fatto che la cultura, non solo quella scientifica, ma la cultura in generale, faccia parte di un bisogno e di un diritto fondamentale per il benessere culturale di ciascuno. Il tema della sostenibilità, che passa anche attraverso a come viene gestita una struttura come una struttura museale, come il nostro museo planetario, a livello di struttura, di processi interni, di lavoro, tema che si collega poi anche all'equità e quindi ai valori di equità che vengono trasmessi, al tema dell'inclusione, delle attività proposte che garantiscono una struttura sempre più aperta, con le porte aperte al maggior numero, a tutti i pubblici possibili, e soprattutto al tema che mi è molto caro della partecipazione, dove per partecipazione intendo lo sviluppo partecipato di attività, non solo all'interno del gruppo di lavoro interno, che già è molto, ma anche della comunità intera che ci è intorno e che partecipa alla realizzazione dei nostri programmi. Tutto questo tenendo sempre molto chiara la missione di cui abbiamo parlato all'inizio. Perché questa immagine? Perché tutto questo deve essere realizzato tenendo ben presente che il mondo a cui ci riferiamo e il pubblico a cui ci riferiamo è questo, cioè quello di giovani, di ragazzi che hanno a disposizione tecnologie, strumenti e soprattutto sono immersi in un sistema di relazioni molto diverso dal mio, per esempio, da quello che ho vissuto io, ma che evolve molto rapidamente. E quindi è con questo pubblico che noi dobbiamo parlare, con questo pubblico che è questo il pubblico che dobbiamo cercare di coinvolgere al meglio. E questa è una sfida assolutamente non banale. Vi lascio, vi saluto con una frase che ho letto proprio questa domenica sul Corriere della Sera, ma è tratta da una rivista da Forza Italia, un'intervista a Mario Golinelli, che è un imprenditore illuminato, lo definirei, e viene definito anche un mecenate della cultura. È colui che ha aperto a Bologna la Fondazione Golinelli e anche l'Opificio Golinelli, che è una struttura che si occupa di
educational, cioè di educazione, di cultura di educazione, che dice solo la conoscenza, la cultura e la coltivazione delle passioni, insieme alla capacità di interpretare gli errori, possono darci la forza necessaria a dominare l'imprevedibilità del futuro. E allora mi è sembrata molto calzante, quindi la faccio mia in questo momento, insieme a questa bellissima immagine di questa nebulosa Helix, che sembra un po' un occhio puntato dall'universo verso di noi o da noi verso l'universo, dipende da come lo vogliamo guardare. Grazie. Se avete domande, non so se sono stata nei Sì, ci tempi. sono. Sì, perfettamente nei tempi. C'è qualche domanda? Qualcuno vuole chiedere qualcosa? Gli orari del planetario? Esempio. No, dicevo che in questo periodo difficile siamo aperti sabato pomeriggio e sabato sera, domenica pomeriggio, ovviamente con tutta una serie di protocolli legati alla sicurezza e con anche dei numeri molto bassi, come potrete ben immaginare, con una capienza che è meno di un terzo della capienza solita. Va bene, niente, ringrazio ancora, Grazie. e non ora. Entriamo. Adesso tenteremo una connessione con Federica Presto, fisica, ricercatrice, che si collega da Bordeaux, dove sta svolgendo il dottorato di ricerca. Bene. Perfettamente. Io ti sento. Oh, siamo riusciti. Allora, ti lascio parlare, presentati, ci ho presentato io, ma lascio a te descriverti meglio. Grazie. Grazie.
pubblica. E ci può immaginare la parte del pubblico quando dice che sono avuto tutte le opere disegnate tutta la storia della politica del 200 più un terzo dopo il governo con i giorni di Natalei. E io mi sento un po' più parlare, perché non solo c'è una casa conoscente generale, quello che ho voluto dire, non solo ci sono cose precedenti di discriminazione da parte di uomini, colleghi e maschi, ma ultimamente c'è uno scarso peso scientifico che consente di pronunciare come i premi dati alla riconoscenza. In questo caso per quello per il nome, quello che viene considerato come la massima contribuzione in ambito scientifico. E di questo mi ho chiesto pochi giorni fa, perché c'è stato stesso prima. Pochi giorni fa, infatti, è stata assegnata dalla quarta donna della storia con il nome della Madonna della Vigilia, in questo caso la Maria Rezzo. Per i suoi lavori sullo scoperto di un supermassimo della latte e che ha collaborato anche con il matematico Roger Penrose, il quale è conosciuto nel corso per i contributi alla tecnologia. Siamo quindi di fatto nella stessa situazione che abbiamo fatto. Quindi, prima di parlare di quella della risonanza personale, degli elementi per visitare quella che è stata la storia del perinome, il posto del perinome, il caso del nome del corso della storia, in fisica, e poi vedere qualche statistica più attuale degli ultimi anni sulla preoccupazione delle donne in fisica e sulla percentuale scelta di donne scientifiche da parte delle studentesse da liceo. E la storia del nome è una storia di per sé che dura di un secolo e comincia con la storia di due amici. Si tratta di Ernest Solley, che era un donatore belga, e di Arthur Nobel, che era il più lui, ma era svedese. E i due si vivono spesso per lasciare anche capire in quale modo avrebbero potuto contribuire attivamente all'innamento della scienza e della tecnologia per l'umanità. Per queste discussioni decisero di impegnare anche le due scienziate che si divisero i conti in questo modo. E il professore aveva finanziato tutti i viaggi delle conferenze che aveva favorito quello che chiamavano la comunità internazionale di scienziati, perché in loro esistono solo del campo, ma anche di partecipare a esperimenti di luogo e di portare altri stati, mentre invece altri nomi avrebbe messo i soldi per finanziare quello che sarebbe diventato famoso come il Nobel. Il massimo riconoscimento in ambito scientifico per la chimica, la fisica, la medicina, la tecnica, la politica. Io avrei deciso
coach e del board. Tuttavia, solamente una persona support legata all'esterno è rappresentata dal board. Ci sono stati molti studi dietro questo aspetto ed è emerso che la quasi l'unità delle donne lasciano il posto di lavoro una volta che hanno iniziato la carriera di scienze, tecnologia e di matematica, contro solo il 17% di uomini, e tipicamente questa quasi metà delle donne lo fa tra i 10 e i 20 anni rispetto all'assunzione, quindi verso la metà carriera, tenendo conto che mediamente si termina una laurea magistrale tra i 25 e i 30 anni. Questo coincide con il periodo tra i 35 e i 40, quindi effettivamente, nonostante la società sia cambiata dall'inizio del Novecento, c'è ancora una forte percentuale femminile che si vede in qualche modo costretta a lavorare da voi in modo da potersi occupare della famiglia. Inoltre ci sono anche altri obiettivi, che sono gli easy credit. Non solo negli Stati Uniti, ma anche nell'Unione Europea, le donne a parità di lavoro, a parità di studio, guadagnano tra l'80 e il 90% dello stipendio rispetto ai colleghi uomini. Vorrebbe allora chiedersi se questi problemi non possono essere, sono oggettivi, non possono essere in qualche modo ricondotti a quella che è la situazione scolastica. Beh, sempre da queste statistiche emergono dei dati interessanti. Come possiamo vedere, negli appici sulla sinistra, si osserva che negli Stati Uniti alle scuole superiori e ovviamente le ragazze acquisiscono più crediti, hanno dei voti più alti nelle materie scientifiche, particolarmente in matematica e fisica, che sono tradizionalmente considerate come la scienza dura, ma che solitamente sono sempre state associate agli uomini. Il problema però è che, come vediamo nel più basso, la maggior parte delle ragazze sì effettivamente va meglio dei ragazzi nelle materie scientifiche, quello che si esegge anche in Italia, però tuttavia la maggior parte delle ragazze sceglie l'università di proseguire gli studi in materie umanistiche. Al centro possiamo vedere un attimo che mostra l'interesse dei liceali nel proseguire gli studi in facoltà scientifiche dopo la formazione in scuola secondaria superiore. Beh, la maggior parte dei ragazzi dice sì, voglio continuare effettivamente gli studi al Politecnico, all'equivalente del Politecnico oppure nelle scienze dure, piuttosto che entrare direttamente nel mondo del lavoro o abbandonare gli studi. Questa percentuale sarà ovviamente aumentata negli ultimi anni per quanto riguarda gli uomini, ma rimane costante per quanto riguarda le donne. Quindi effettivamente il fatto che ci siano pochi riconoscimenti scientifici delle donne, tutto questo è anche figlio del fatto che molte donne che iniziano la carriera poi sono costrette ad abbandonarla per motivi di famiglia e tante altre non le iniziano nemmeno. La verità è che sì, perché effettivamente, pensavo l'altro giorno, in Italia la scienza è sempre stata presentata come fatta da uomini. All'inizio internazionale, in cui noi siamo nati e cresciuti, che abbiamo osservato, che anche voi avete guardato, i vostri figli e i vostri nipoti, la scienza si è sempre stata rappresentata da uomini, si è sempre stata presentata come un elemento di potere associato all'elemento maschile, mentre nel ruolo della donna è sempre stato considerato come di secondo livello. Per quanto riguarda l'Italia, possiamo fare riferimento al censimento ISTAT, quindi al rapporto ISTAT del 2011, e possiamo osservare come effettivamente rispetto ad altri istituti tecnici e professionali, la percentuale di ragazzi che si iscrivono in un liceo che porterebbe ad un'attuale contribuzione verso l'università e anche una più attuale contribuzione verso le facoltà scientifiche, sia molto più alta rispetto a quella dei ragazzi, con meno che poi
Online, che presenta 16 km di lunghezza, ma in cui sono presenti i principali esperimenti: Alfa, Salice, abbiamo CMS e LFCB, divisi tra la Svizzera e il continente francese. In realtà è sempre molto più complesso di questo, secondo ricerche di diverso tipo, e consiste di fatto in una serie di acceleratori che prendono i protoni, chiamati all'inizio, li accendono e li accendono, e su cui si può fare ricerca sia per quanto riguarda la fisica fondamentale, in cui sono implicati nell'esperimento WISAP, come dato all'interno della fisica di Zold, sia ricerca in fisica media, producendo per esempio attraverso fasci di protoni incidenti dei radiofarmaci che possono essere evitati all'interno dei pazienti, sia per fare terapia, sia per fare diagnostica, sempre per tumore. Inoltre si può fare fisica delle energie, quindi risalendo a quelle che erano le condizioni di altissima energia e altissima densità dell'universo mondiale, quindi ritenendo il laboratorio sempre di Bang. Inoltre si possono fare delle ricerche di tipo innovativo anche sulla mesoteria. Queste ricerche vengono fatte dall'antimatter, l'anello dell'antimatter e dell'antimatter factory, sempre a essere noti. Pensate ad una panoramica di ciò che si può fare in fisica, perché fisica non è solamente una serie di calcoli. Sulla stessa organizzazione vorrei continuare ad mostrarvi come un'ultima slide, una carrellata di fotografie che riassumono le conferenze a cui ho partecipato, gli eventi, le sale scuola a cui ho potuto partecipare, sia con studenti, sia in obiettivo delle intervistioni. Dopodiché nei prossimi 2 anni ho sono anche riuscita, grazie alla fondazione Soldatino Stetis a Torino, a realizzare il sogno di insegnare alle scuole superiori, sono 5 anni, corsi di matematica di alto livello, in preparazione alla testa della matematica in occasione delle Olimpiadi di matematica. E si tratta di un evento su scala nazionale che ha raggiunto 16 edizioni, a cui partecipano più di 1500 studenti provenienti da diverse regioni, e che si sfidano su matematica e i problemi, oltre che ci vanno a presentare quella che è la scienza dal punto di vista scientifico, per poi raggiungere la finale nazionale di cinematico. Dopodiché, sempre sullo stesso tema, noi ci siamo anche divertiti all'università, prendendo per scherzo un pomeriggio, abbiamo partecipato alla selezione internazionale del danza del 2017, per Olimpiadi internazionali di fisica dedicati nello specifico agli studenti universitari. Abbiamo passato la selezione con la scuola di Torino, per studiarci il secondo livello nazionale, e abbiamo vinto come premio il viaggio alla città internazionale, che è quell'anno si teneva a Graz in Austria. Inoltre abbiamo potuto partecipare in italiano anche alla conferenza dell'AISP, l'Associazione Italiana degli Studenti di Fisica, che si è tenuta 2 anni fa a Helsinki, in Finlandia. Abbiamo partecipato inoltre a una quantità di eventi incredibili, dalla Bulgaria alla Santa Finlandia, in Irlanda, in Danimarca, dopodiché in Francia, anche in Sudafrica. Questo perché la fisica non è solo fare in un laboratorio, ma anche un casino del mondo, che possiamo conoscere gli stessi. E anche poter, come si chiama in questa foto, realizzarsi nella zona di laboratorio del laboratorio, ma è anche poter fare visite esterne, adesso più grandi esperimenti, e continuare con il lavoro pratico e il lavoro sperimentale direttamente in situ. Inoltre c'è anche la possibilità, per chi non ha tutto questo aspetto di viaggi internazionali, di realizzare le tesi interne, quindi di staccarsi dal laboratorio e di entrare davvero in contatto con
Grazie, ti ringraziamo Federica. Grazie per la... È andato tutto bene la diretta, è partita un po' così, poi siamo riusciti a prendere... Si è andato benissimo. Ti ringraziamo ancora e il prossimo anno sicuramente sarai dal vivo con noi. Grazie ancora. Perfetto, perfetto, grazie ancora. Grazie. Allora, continuiamo. Qui, vediamo. Un attimo di chiudere. Allora, perfetto. Adesso abbiamo... Oh, Marco Bruno, astrofilo, radioamatore, non ultimo, Social Moving, che ha deciso di festeggiare il suo compleanno qui con noi. Faccio fare l'applauso per fare gli auguri a lui che ci presenterà adesso. Apro il PDF. Perfetto. Ok. Full screen, devo metterlo con... Facciamolo direttamente con controllo. Ok, dai pure. Ah, mi metto qui, guarda, che così ti va bene per la ripresa se mi metto di qui o per farci di là. Ok. Bene, buonasera a tutti. L'ultima relatore ovviamente deve recuperare i tempi. No, attendi, no. Aspetta, facciamo così. Tanto. Perfetto. Ringrazio anzitutto l'organizzazione per avermi dato l'onore di parlare per la prima volta a una serata di Ada. Vorrei parlarvi della vita e dell'esperienza della dottoressa Jocelyn Bell, che si riallaccia tra l'altro alle cose dette dalle persone che mi hanno preceduto. Questa è un'esperienza di vita di ormai quasi 50 anni fa, però ci dice molto di come le donne hanno interagito per la scienza e delle difficoltà che una persona ha dovuto superare per poter portare avanti le proprie idee in un settore dominato anche qui dal pensiero maschile. Jocelyn Bell a inizio anni 60 si iscrive all'Università di Glasgow. Lei è una ragazza nord-irlandese di un paesino vicino a Belfast. Quindi studia in Inghilterra a Glasgow, prende la laurea di primo livello e poi si ritrova a fare il dottorato nel sud dell'Inghilterra. In particolare il dottorato viene fatto a Cambridge presso una struttura di ricerca che era un radiotelescopio, allora in fase di allestimento. Facciamo un minimo di quadro storico. Sono stati scoperti da pochi anni i quasar. I quasar sono, oggi lo sappiamo, ma negli anni 60 era ancora molto dibattuto, dei nuclei galattici attivi, ovvero delle galassie che hanno un nucleo che emette una quantità enorme di energia, soprattutto luminosa, e che ai telescopi appare come se fosse una stella, quindi quasi stella, quasi star, quasar. C'era il dibattito se i quasar fossero vicini o lontani rispetto alla galassia, ovvero fossero oggetti locali o oggetti extragalattici. Un modo per determinare questo è misurare la scintillazione. Cos'è la scintillazione? Immaginatevi guardare le figure dell'acqua su un fondo della piscina. Sul fondo della piscina vedete un effetto marmorizzato di onde che si muovono. Sono le onde luminose che colpiscono la superficie in moto della piscina e disegnano queste figure sul fondo. I segnali radio che ci arrivano da oggetti molto distanti hanno il medesimo effetto, variano di intensità, subiscono scintillazione. Quindi per studiare questo fenomeno viene costruito un radiotelescopio. Voi penserete a radiotelescopi come grandi antenne, grandi parabole, in realtà non tutti sono fatti così. Questo in particolare era un grande campo, 57 campi da tennis, alcuni mi pare 13 ettari, una cosa di questo genere, coperto di fili, che sono in realtà dipoli, e osservava il cielo radio a una certa lunghezza d'onda abbastanza bassa, 81 MHz.
Il lavoro di, questa è la statua attuale in questi anni di quel radiotelescopio, rimane essenzialmente il campo. Jocelyn cosa fece? Venne dotata di un paio di tronchesine, un paio di pinze e alcuni cacciaviti e per 2 anni tirò fili e aiutò a costruire il radiotelescopio, quindi lo conosceva intimamente. Divenne poi la principale operatrice, quindi si trovò a studiare i dati che arrivavano dal radiotelescopio. Facciamo un piccolo passo indietro. Siamo in Inghilterra, siamo negli anni 60. Jocelyn Bell arriva qui dai dintorni di Belfast, studia qui a Glasgow, si ritrova poi catapultata per la tesi di dottorato a sud, nella civile Inghilterra del Sud, in particolare a Cambridge. Queste slide sono prese da una conferenza fatta qui a Torino, al Piccolo Regio, da Jocelyn Bell 2 anni fa, organizzata proprio da Eleonora Monge, che ha parlato come seconda relatrice. Quindi non ci siamo messi d'accordo, ma si collega molto bene all'esperienza di Eleonora. Jocelyn dice in modo molto chiaro che la percezione degli inglesi è che la civiltà sia al sud, mentre al nord sono rozzi selvaggi, uncouth savages. Poi chiede nella conferenza, e da voi anche in Italia, la percezione di maggior cultura è in Sicilia, mentre a Torino sono dei rozzi energumeni. Noi popoli mediterranei la vediamo di solito al contrario, no? La zona più evoluta è verso il nord, la zona meno evoluta, meno industrializzata, eccetera, è verso il sud. Ma nei paesi nordici, anche in Germania, è il contrario. Quindi lei si trova, ragazza dell'estremo nord, tra virgolette, catapultata in una zona di persone che appaiono tutte estremamente colte ed evolute. E si ritrova con quella che si chiama la sindrome dell'impostore, io la chiamo la sindrome del sentirsi scemi, ovvero ognuno qui è molto furbo, io non lo sono. Hanno fatto un errore nell'aggiungermi al team, non sono degna. Scopriranno il loro errore e mi butteranno fuori, garantito. Però sarà meglio che me ne vada io prima che mi buttino fuori loro. Nel frattempo cerco di fare un buon lavoro. Questa è una sindrome molto pericolosa perché mette la persona in una posizione di netta inferiorità psicologica rispetto a chi conduce l'attività scientifica in quel luogo. In questo caso si parla di attività scientifica, ma ho visto questa sindrome ovviamente anche in molti altri settori. Qual è il lavoro di Jocelyn? Allora, il radiotelescopio non ha un altoparlante con cui ascoltiamo la voce delle stelle. Si limita a ricevere il rumore radio, perché le stelle emettono rumore radio, e a disegnare con un pennino su un rotolo di carta l'andamento di questo rumore. Quindi su un buon vecchio registratore a carta a 3 penne si srotola questa traccia e ogni tanto la traccia cambia di intensità e si vedono passare o delle radiosorgenti o delle interferenze. In particolare questa è un'interferenza, dato che il telescopio a terra e anche negli anni 60 c'erano disturbi radio, bastava ad esempio una macchina con le candele non ben schermate, oggi lo sono tutte, ma in quegli anni non lo erano, che passava vicino all'osservatorio e le antenne ricevevano il disturbo. Bene. In un certo momento Jocelyn, che è lì che studia la sua bella striscia di carta giornaliera, vede un segnale che lei riconosce come strano, come possibile disturbo, ma un disturbo un po' anomalo. Un disturbo un po' anomalo non vuol dire niente e lei mette da parte questo tipo di informazione. Alcuni giorni dopo rivede il medesimo disturbo, quasi alla stessa ora. E poi le capita ancora di vederlo un'altra volta, altri giorni dopo. Ci ragiona un pochettino su e scopre che l'ora è quasi la stessa. In realtà le stelle, se ci pensate, girano attorno alla Terra, tra virgolette,
non in 24 ore, ma in 23 ore e 56 minuti, ovvero il giorno solare è di 24 ore, il giorno siderale, riferito al cielo, è di 23 ore e 56 minuti, perché la Terra ogni giorno si sposta un pochettino nell'orbita e ogni sera le stelle che osservate anticipano il loro sorgere di 4 minuti. In 10 giorni sono 40, in un mese fa già 2 ore, in 12 mesi sono 24 ore e infatti in 12 mesi tutto il cielo ruota attorno a noi, scompaiono le costellazioni estive, compaiono quelle invernali e questo movimento è di 4 minuti al giorno. Quindi se io vedo un disturbo che capita tutti i giorni alla medesima ora e il nostro John Doe che mette in moto la Mini Morris e va a lavorare tutte le mattine alle 8 e un quarto, ma se il disturbo una mattina alle 8 e un quarto, ma poi alle 8 e 11 e il giorno dopo è alle 8 e 7 minuti, forse non arriva da terra perché il nostro Joe non prenderà l'auto ogni mattina 4 minuti prima e ogni mese 2 ore prima, ma il cielo si ripete la medesima cosa. Allora, cosa succede? Succede che Jocelyn porta questa informazione all'attenzione del suo relatore di tesi, che era Anthony Hewish. Hewish dice, vabbè, sì, maybe, però è comunque un segnale strano, potrebbe comunque essere un'interferenza. Osservano la cosa per mesi e scoprono che l'interferenza è particolare, perché oltre a ripetersi ogni giorno con distanza di 4 minuti, ha un andamento temporale strano. Ovvero, anziché essere rumore, come dovrebbe essere, sono impulsi radio. Questa è una scoperta perché fino ad allora non erano conosciuti segnali astronomici impulsati. Quindi, di nuovo, il fatto che questo segnale sia strano rinforza l'idea che sia terrestre. Come dice... Bene, vuoto di memoria, Carl Sagan, per fare affermazioni straordinarie occorrono prove straordinarie. E allora Jocelyn Bell comincia con il suo relatore di tesi a cercare delle prove. Cercare delle prove e qui scherzando chiamarono questo segnale come LGM1, Little Green Man 1, ovvero piccoli omini verdi. Capirono immediatamente che non erano omini verdi, quindi quello dell'LGM è una sciocchezza, è uno scherzo tra di loro. Questo è la strisciata originale conservata all'osservatorio di Cambridge. Cos'è che emette impulsi di questo tipo? Sono stelle determinate pulsar. Il nome delle pulsar arriva da un giornalista che intervistava Jocelyn qualche anno dopo e disse di trovare un nome per questi oggetti. Allora, come quasar, quasi stars, pulsating stars diventò pulsars. Vediamo se posso farvi vedere che cos'è una pulsar. Devo fare così, così e farvi vedere questo filmatino. Allora, sarò molto breve perché non voglio fare una conferenza di astrofisica. Una pulsar è una stella di neutroni, ovvero il resto di un'esplosione di supernova, una stella enormemente densa, enormemente piccola, pochi chilometri. Voi immaginate decine o centinaia di volte la massa del Sole confinata in uno spazio di qualche chilometro. Il risultato è questo oggetto. Questo oggetto ruota sul suo asse di rotazione, ma ha i poli magnetici, come quelli terrestri, che non coincidono con l'asse di rotazione. Il nostro polo nord è tra Canada e Unione Sovietica, non coincide col polo nord geografico. Questo oggetto, mentre ruota, irradia due fasci di radiazione dei poli. Se noi siamo in un punto di questo cono descritto dall'oggetto, riceviamo il segnale della pulsa. Se possiamo ascoltarlo, ascoltiamo una cosa di questo genere.
sembra un battito cardiaco un po' veloce. Ogni volta che il fascio radio passa sulla Terra, tum, 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 sentiamo l'impulso. Sentite che gli impulsi non sono tutti uguali? E questo è la scintillazione, ovvero alcuni impulsi sono più intensi, altri lo sono meno, dipende come ci arrivano, dipende dal mezzo intergalattico. Chiaramente una cosa del genere è qualcosa di extraterreno da ascoltare. Torniamo a Jocelyn. Il suo problema era trovare quindi delle prove. La prova lei ce l'aveva perché aveva identificato questo oggetto in una ben determinata posizione in cielo e lei riceveva segnale ogni volta che l'oggetto ripassava da questo punto. Un giorno va dal suo relatore di tesi e lo trova in una riunione. Nella riunione stavano discutendo se e come pubblicare la scoperta. E si stavano dicendo, non possiamo pubblicare su un evento è troppo poco per fare la pubblicazione scientifica, occorre trovarne altri. E occorre una verifica indipendente. La verifica indipendente la ottengono da un altro osservatorio, sempre in Inghilterra, dove un altro illustre astronomo, che era Ryle, mette a disposizione le proprie attrezzature e Jocelyn e il suo relatore di tesi Hewish si trasferiscono presso l'altro osservatorio per tentare un'osservazione. Arriva l'ora prevista e non succede nulla. Jocelyn racconta che c'è un corridoio molto lungo, le apparecchiature sono da una parte del corridoio e i due uomini vanno discutendo fra di loro animosamente su come giustificare questo, su che cosa poteva essere, che cosa non poteva essere, la natura del segnale. Dice, e io stavo sotto ogni punto di vista cercando di stare loro dietro, sia fisicamente che mentalmente che come idee. E ovviamente lei era l'ultima ruota del carro. Dopo 5 minuti arriva un grido da in fondo del corridoio perché l'operatore stava continuando ad ascoltare e semplicemente il segnale era comparso e avevano sbagliato di 5 minuti il calcolo dell'ora. Quindi il segnale è comparso all'ora giusta, erano loro calcoli che erano sbagliati. Jocelyn dice, avessimo sbagliato di 25 minuti, la storia sarebbe stata differente. Invece per 5 minuti l'hanno preso per il rotto della cuffia, corsa a vedere il segnale, conferma indipendente, il segnale esiste. Allora Jocelyn ritorna in laboratorio e comincia a srotolare nastri di carta. Nella conferenza che ha tenuto a Quattrovilla lo racconta in modo molto esaustivo, il lavoro, l'impegno, si è fatta chiudere dentro in osservatorio la notte di Natale per tentare di ricevere un certo segnale che aveva forse identificato. Quindi alla mattina di Natale telefona a Hewitt dicendogli abbiamo trovato segnale. Torna a casa nella campagna inglese gelata da sola, si ritrova i giorni dopo di nuovo ad analizzare dati, quando fa vedere al relatore di tesi che aveva tutte queste strisciate e da queste strisciate aveva trovato 1, 2, 3 segnali oltre al primo, quindi erano già 4, la risposta del relatore è stata chissà quanti ne hai persi. Questa è la nebulosa del granchio, la fotografia tra l'altro è mia, io mi diletto di astrofotografia. Questa è una fotografia del satellite Chandra della nebulosa del granchio. Al centro della nebulosa del granchio c'è una pulsar che ha una particolarità, pulsa a 30 pulsazioni al secondo, è velocissima. Una aviatrice americana che si occupava di trasferire aerei dall'America all'Europa, faceva un volo notturno in solitario sopra la Groenlandia e guardava il cielo e si era accorta che questa stella pulsava. Molte donne hanno una persistenza dell'immagine sulla retina più breve e quindi un segnale a 30 Hz viene percepito come sfarfallio. Soprattutto agli estremi del campo visivo. Se lo guardate dritto non lo vedete, ma di sguincio
si nota. Lei aveva segnalato questa cosa, ma era in anticipo sui tempi, la comunità astronomica l'aveva ignorata. Nessuno aveva pensato di puntare un telescopio ottico con una fotocellula su una nebulosa del granchio. Diversamente avremmo scoperto prima le pulsar. È ora di pubblicare. Finalmente si pubblica. La pubblicazione è del febbraio 68, l'osservazione delle pulsar è stata fatta a fine 67. Nel Natale del 67 lei aveva scoperto le altre tre, a febbraio, 24 febbraio 68 si pubblica il paper. Il paper è a firma di Hewish, relatore di tesi, si usa Jocelyn Bell come seconda firma e gli altri collaboratori del telescopio. Scusate. Cinque anni dopo, arriva il premio Nobel. Il premio Nobel a chi arriva? Il premio Nobel per la fisica del 74 arriva a Anthony Hewish e a Martin Ryle, il responsabile dello sviluppo di quel tipo di antenne in quell'osservatorio. In tutta la relazione del Nobel, nei paper del Nobel, nella presentazione, nel discorso di laureato fatto da Hewish, non viene mai citata Jocelyn Bell. E questo deve essere stato ovviamente un fatto morale estremamente forte. Intervistata anni dopo, lei dice, lei calma le acque, non fa un tira giù i toni in un modo molto inglese e dice: io ero una studentessa di dottorato e a quei tempi si credeva, si percepiva, si dava per assodato che la scienza fosse fatta e guidata da grandi uomini, propriamente uomini, probabilmente in camici bianchi, e che questi uomini avessero una pattuglia di servi che facevano ogni cosa su indicazione, tipo srotolare i rotoli di carta dei dati del telescopio per andarli a comparare, senza pensare. Poco prima dell'assegnazione del Nobel a Hewish, Jocelyn Bell aveva il figlio Gavin. E qui mi viene in mente la discussione prima di Eleonora Monge, e dice: stavo combattendo per trovare qualcuno che potesse aiutarmi nel badare a mio figlio e così proseguire la carriera. Tutte quelle cose a cui la mia generazione dovette lottare, con cui la mia generazione dovette lottare, prima che si fossero dati asili sui posti di lavoro, prima che fosse accettabile l'idea che una donna lavorasse. E così constatai con me stessa che gli uomini vincono i premi e le giovani donne badano i bambini. Jocelyn Bell ha avuto comunque una vita molto soddisfacente, almeno dal punto di vista esterno di chi lo osserva. Come diceva Eleonora, è una persona notevole, con cui fa veramente piacere di parlare. Ho avuto l'occasione di incontrarla qui a Torino 2 anni fa, scambiare quattro parole, giusto i saluti. Ha avuto nel 2018 un premio, che è lo Special Breakthrough Prize in Fundamental Physics. I Breakthrough Prizes sono finanziati da un magnate russo che vive in America, che ha messo, mi pare, 100 milioni di dollari come dotazione del premio e della ricerca. Si chiama, non mi ricordo più, comincia per M, ma voto di memoria, Milner. Questo premio è stato dato il quarto premio in assoluto per la fisica come special prize. Ha una dotazione tra l'altro molto più alta del Nobel, un premio di 3 milioni di dollari, non proprio trascurabile, per i contributi fondamentali alla scoperta delle pulsar e una vita in cui ha ispirato la leadership della comunità scientifica. Jocelyn Bell ha dedicato la propria vita all'insegnamento, alla continuazione della ricerca, al presentare la sua vita e il suo percorso di scoperta e a cercare di motivare nuove leve nel percorso della ricerca in fisica. Quindi direi perfettamente centrata nel discorso dell'Ada Day. Ha una serie di titoli accademici straordinario, ha una serie di titoli onorifici inglesi che non finisce più, è una persona rispettata in tutto il mondo e soprattutto oggi viene considerata l'indiscussa scopritrice delle pulsar. Questi siamo
noi due anni fa in quel di Torino, di nuovo da una sua intervista dice: non credo più che rendere le donne più coraggiose, più assertive, più simili agli uomini sia il modo giusto per andare avanti. Le donne non dovrebbero dover fare tutto l'adattamento della società al modo di pensare e di agire delle donne. È tempo che la società si muova verso le donne, non le donne verso la società. In passato ci sono state alcune eccellenti astronomi donne che non sono state pienamente riconosciute per i loro contributi. Sebbene il progresso e il riconoscimento delle astronome donne possa avvenire in modi inaspettati e a scatti, come è successo nella ricerca sulle pulsar, spero che arriveranno più rapidamente in futuro, che quindi siano più accettate nell'establishment scientifico. Tuttavia ci sono più donne in astronomia ora che nel 1967, quando ero una studentessa laureata, e la società si è abituata alla loro presenza intellettuale. Le donne hanno iniziato a spingere la società verso di loro e la familiarità aiuterà a generare accettazione. Mi auguro che le donne più giovani troveranno il campo sempre più aperto e accogliente e che i loro risultati saranno prontamente riconosciuti. E con questo vi ringrazio per l'attenzione. Aggiungo soltanto una cosa. Se volete rivedere la conferenza, dato che sta fatta dal Planetario di Torino ed è finito, la trovate su YouTube cercando Cosmic Breakthrough 50 anni fa, la prima pulsar. È una conferenza di un'ora e mezza che lei porta in giro per il mondo e, come dicevo prima, come Leonora, è una conferenza molto bella, molto piacevole, scorre molto bene. Ovviamente il fondo è scientifico, ma lei insiste molto sui lati umani della sua esperienza. Grazie ancora. Grazie Marco per essere stato qui. Possiamo fare gli auguri che sono creati. Grazie mille, molto apprezzato. Lo festeggio in compagnia. Allora, saluto tutti quanti. Io non ho finito, fare in casa nel 2020. Abbiamo piccoli auguri, museo di intenti informatica. Abbiamo portato un reperto storico, l'ingresso trovare la medaglia del progresso, a cui ho partecipato nel 1940 John Bebe, e a cui c'era la legata la relazione di Dario Lopez, che parlava di come sarebbe stato il primo colore di è una medaglia di 180 anni, e dopo di tanti reperti che noi del Gubbio esponiamo, e niente, venite a sentire, a seguirci per tutto quello che stiamo organizzando. Grazie a tutti.